con Eugenio Sartorelli in collegamento con noi, investimentivincenti.it. Eugenio, buongiorno. Buongiorno, io partirei proprio dal grafico del rublo. Partiamo dal rublo, volentieri. Lo faccio vedere io perché... Mostracelo tu, ci mancherebbe. Perché è una genia, cioè bisogna ammettere che adesso non so se Putin abbia queste finezze di economia, è un team che ha dietro, che ha avuto l'idea, è un genio, bisogna ammetterlo. E sono sicuro che c'è Maduro che si sta dando gli schiaffoni in faccia in questo momento. Perché? È andata Maduro, via la voce, perdonami, forse sono io che non l'ho sentito. Maduro che cos'è che fa? No, Maduro si sta dando gli schiaffoni in faccia. Ah, si sta dando gli schiaffoni, ok. Prima? Ma perché non ci ho pensato prima? Chiaro che lui non ha un potere, non ha un esercito delle forze armate come quelle che ha la Russia. Però guardate il movimento è clamoroso. Era, questo è il cambio dollaro-rublo. Era sopra 150, ha fatto meno 40% di colpo in un attimo. Cioè, impressionante. E solo con questo annuncio, che effettivamente è una genialata, e bisogna ammetterlo, perché... E ricordo, perché mi sto soffermando su questo aspetto, perché non è, dal punto di vista intermarket non è una cosa da poco. Ricordiamoci che i contratti tra le varie nazioni sulle materie prime, la stragrande maggioranza, sono in dollari. Le borse sulle materie prime sono quasi tutte in dollari, tranne qualcuna in Cina, e di fatti gli americani sono lì incavolati neri, la prima, che sono sbagliata, dal 2017, e continuano a aumentare i contratti in Cina, continuano a fare contratti derivati su altre materie prime quotati in yuan, non in dollari, e gli americani si arrabbiano. Sì. Questa cosa che sta facendo la Russia non può farla se non è d'accordo con la Cina. Non ci sono dubbi. Ok. Perché la Cina li spalleggerà su questo, magari sulla guerra no, ma sul fatto, scusami, perché ti devo pagare in dollari? Accettiamo il pagamento, vogliamo essere pagati con la nostra valuta. E sottolineo, potrebbe addirittura essere che gli vada pure dietro, e qui sto facendo fanta geopolitica. Fanta geopolitica, facciamo. Fino alla Cina è vero quello che sto dicendo, è molto probabile. Sì. E potrebbe dargli dietro pure l'India, che ricordo l'India non ha votato sulla mozione contro la Russia. Eh sì, si è astenuta. Ricordo che l'India, parliamo un po' di geopolitica, l'India perché ha fatto questo? Perché l'India... è il primo fornitore dell'India è la Russia. L'India compra a mani basse armi dalla Russia. Ma perché le compra dalla Russia? Perché c'è un vecchio dente avvelenato con l'Occidente, soprattutto gli Stati Uniti, che hanno armato i denti il Pakistan in funzione antisovietica. L'hanno armato fino ai denti. E l'India ha detto, sì, tu mi armi fino al dente il mio peggior nemico, che ce l'ho qua alle porte, perché sappiamo la questione India-Pakistan non è mai stata risolta. Pakistan, che peraltro mi pare di aver letto non so dove, che è uno dei paesi del Medio Oriente o comunque asiatico dove l'inflazione è più forte, diciamo che se dobbiamo trovare un paese dove l'inflazione sta salendo davvero è proprio il Pakistan, aperta e chiusa parentesi. Beh, allora io ce ne ho una fresca, l'inflazione in Argentina è del 50%. Ah beh, e sì, l'Argentina poi volendo... L'hanno aumentato del 2%, dico, ma tu guarda la Banca Argentina... aumenta il tasso di sconto, credo che l'abbia fatto qualche settimana fa, del 2%, l'ha portato dal 42,5 al 44,5. Ecco, tutti i sovranisti che stanno ascoltando in questo momento, che ti favano per stare sulla lira e non andare nell'euro, ecco, pensate che l'Italia non avrebbe fatto la fine dell'Argentina, ma qualcosa simile alla Turchia è molto probabile, perché non ci avrebbero comprato il debito pubblico, non ce l'avrebbero comprato a mani basse, come sta facendo la BCE, e la nostra valuta rischiava di far quella fine, quella della lira turca, lira italiana, lira turca, non l'ho presa. Quindi default neanche poi tanto, utopico e eccessivo, ma insomma neanche così tanto lontano. Ah, per l'Argentina sì, non per la lira turca ovviamente. Per l'Argentina sì. Che è recidiva. In questo modo, ritornando all'argomento iniziale, cioè il grafico del dollaro rublo, in questo modo loro evitano, intanto il default lo evitano perché gli arriva denaro fresco, cioè gli arriva perché gli dice non mi dare rublo, non dare a te gas, e la Germania non può farne a meno,
E dove se lo vanno a comprare i rubli? Perché poi non è che ce li hanno sotto il cuscino i rubli. Quelli sono affari degli altri, e se no li compreranno dalla Banca Centrale Russa. Li comprano dalla Banca Centrale Russa. Qual è il problema? Così mi dai valuta fresca in euro o in dollari o in altre valute e io darti rublo e, tu, e poi darti gas. Direi che, devo dire, ammetto, intanto mi do dello stupido per non aver intuito che potevano fare questa cosa la Russia, cioè chiaramente il Venezuela non può farlo perché non ha un potere così forte economico e contrattuale, ma la Russia ci si poteva arrivare, cioè qualche analista un po' più sveglio del sottoscritto ci poteva arrivare, perché se avete notato nessuno ha detto questa cosa. No. Questa cosa è stata fuori dalla dichiarazione, quindi non c'è stato qualcuno così accorto che ha detto ma la Russia potrebbe fare questa, o comunque se aveva questa idea se ne è stato zitto e è andato a comprarsi i rubli, andare long sul rublo e short dollaro. E devo dire che avrà risvolti questa cosa, se avrà successo, con l'aiuto della Cina, perché l'obiettivo fondamentale della Cina e a questo punto anche della Russia è che non ci sia più un mondo dollaro centrico sulle commodities. La Cina l'ha detto dichiaratamente quando ha aperto quella borsa in Wuhan sulle commodities nel 2017, se non ricordo male. Quindi tu dici che questo è un passaggio fondamentale verso quello che qualcuno chiama la de-dollarizzazione. Potrebbe, non so se lo sarà questo, sì, ma potrebbe essere uno dei passaggi fondamentali se avrà successo. E credo che Biden non sia qua solo per la questione dell'embargo, sia qua anche per questa questione del dollaro centrico. In questo momento proprio hanno iniziato la riunione alle 11, no? Con i vari cioè la riunione dell'Eurogruppo alle 11, ma dovrebbe essere anche Biden che ci va subito, se non alle 11, ma subito nel primo pomeriggio. Secondo me sarà, la discussione non sarà solo il boicottaggio del petrolio russo, ma anche questa cosa qui: non cedete al fatto che non ci sia un mondo di scambi soprattutto sulle materie prime dollaro centrico. I contratti con la Russia erano in dollari e quelli devono pagare in dollari e non si accettano rubli. Sarà un braccio di ferro non da poco, perché chiaramente l'America può fare la voce grossa, tanto l'energia ce l'ha, e l'Europa non ce l'ha, non è abbastanza, corretto, non è abbastanza. Vedremo, sarà molto interessante dal punto di vista geopolitico cosa verrà fuori. Aggiungiamo che paesi come l'Italia, che utilizzano molta energia idroelettrica, ma ce ne sono altri, cioè anche la Germania ne ha un po', anche l'Austria e così via, abbiamo il problema della siccità. Quindi l'energia idroelettrica sta diminuendo perché i bacini non sono pieni, sono mezzi vuoti. Quindi abbiamo questo ulteriore problema. Anche se andiamo verso la primavera, abbiamo meno possibilità di produrre energia idroelettrica e quindi sempre di più dobbiamo ricorrere ad altre fonti. E la Russia questo lo sa benissimo. E questo ovviamente potrebbe, perché poi giustamente tu facevi notare come i contratti siano in dollari, soprattutto in euro, quindi in dollari, dall'altra parte potrebbero dire no, scusate, a noi interessa solamente rispettare i contratti, quindi ve li paghiamo in dollari, dall'altra parte però potrebbero rispondere e noi non ve li accettiamo, esatto. E a quel punto potrebbe crearsi quella spaccatura definitiva su cui si sta valutando, cioè l'UE, questa notizia di poco fa, in virtù di quello che diceva Eugenio, nel fatto che insomma è cominciata la riunione dell'Eurogruppo, UE valuta stop fornitura gas russo in inverno, Bonomi a Draghi dice spinga per tetto al prezzo, si sta valutando vari scenari, parola che ci piace così tanto in questo periodo, compreso quello di uno stop totale del flusso di gas dalla Russia per il prossimo inverno nell'ambito dei piani di emergenza per potenziali shock relativi alle forniture, dice il vicepresidente della Commissione UE. Poi numero uno di Confindustria, Bonomi appunto, ha chiesto interventi strutturali coraggiosi. Ti faccio vedere, Eugenio, il volto forse di chi c'è dietro questa operazione del rublo. Allora, vediamo un po', arrivo tra poco. 3, 2, 1, ovviamente l'ho perso, ma adesso lo recupero. Eccola qui, regia, inquadriamola per favore. La salvatrice del rublo, chissà che sia proprio Elvira Nabiullina, che è la governatrice della Banca Centrale Russa. Forse nessuno lo sa, Eugenio, ma lei arriva prima di Janet Yellen, arriva prima di Christine Lagarde, cioè lei è entrata nel governo russo con l'arrivo di Putin nel 2000 e dal 2013 è governatore della Banca Centrale. Oramai è una decade che è a capo dell'istituto. Sì, no, la conosco di nome. E da quello che ho letto sembra che sia anche molto in gamba, e probabilmente potrebbe essere lei che ha avuto questa idea,
che è geniale, non posso dire altro, devo ammetterlo, lo dico con ammirazione, perché è un'idea che ci sono tantissimi vantaggi per la Russia e svantaggi praticamente zero. Quindi tanto non gli costa niente, al limite non va in porto, ma credo, secondo me, in qualche modo andrà in porto, perché se il gas non arriva, se tu non mi dai il rublo, non ti do il gas, credo che non c'è molto da trattare, eh? Non c'è molto da trattare. E secondo me, io aspetto la dichiarazione della Cina, aspetto la dichiarazione che la Cina dice sì, anch'io adesso ti do i rubli per il gas. Sì. Secondo me arriva o oggi o domani la dichiarazione della Cina in questo senso. C'è da dire che qui vi sto mostrando questa fotografia del capo della Banca Centrale Russa, che è un approfondimento sul foglio dell'edizione di ieri, mercoledì 23 marzo. Se riuscite a recuperarlo, vi fate una bella lettura di quello che del personaggio, insomma, delle strategie. Sognava le dimissioni, quindi forse allineata al 100% con Putin non è. Però, insomma, alla fine deve fare il suo lavoro, deve fare il suo mestiere. Sappiamo che il rublo si era svalutato alla grande, e quindi, insomma, questo è un modo per rivalutare il rublo, perché se io ho bisogno di rubli per comprare il gas, devo andarmela a comprare, e se devo andarmela a comprare, io Europa e io altro paese, insomma, che si rifornisce del gas dalla Russia, ho bisogno di comprare rubli, e così il valore dei rubli sale. Intanto pago euro, pago dollari per avere i rubli, magari quel euro e dollari vanno a finire nella banca centrale russa, esatto, che aveva metà dei beni congelati, ed ecco che ritorna a fare riserve, a fare cassa. Intanto vedo che il mercato continua a scendere, anche il mercato russo, che oggi ha riaperto un mese dalla chiusura, ha un bel meno 9,11%, una seduta piuttosto, come dire, movimentata, quella di oggi, dato che la candela qua è verde, e quindi dovremmo andare a vederci un grafico orario o addirittura MQ. Beh, no, insomma, già orario direi che ci fa capire bene quello che sta accadendo. Senti, Eugenio, non ho citato... Volevo dire proprio una cosa sul ribasso della borsa russa, da dietrologista. Vai, non la dico, no? Da dietrologista. Sì. La dico da sentendo le voci di un po' di dietrologisti, che a questo punto mettiamo insieme le due cose, no? Arriva denaro fresco dalla banca in Russia per il governo, per la banca disattiva centrale. Magari la condivisione, perché vediamo sia la tua foto sia okay, la tua immaginetta piccola. Allora disattivo condivisione. Quindi arriva denaro fresco. Eccoti. La borsa adesso riapre, perché guarda caso questa dichiarazione è stata fatta il giorno prima che riapre, sì, la borsa. Lunedì invece aveva aperto la borsa dei bond. A questo punto, con questo denaro fresco, la Russia, il governo russo, si può ricomprare un sacco di aziende, che poi rimetterà sul mercato poi quando le cose saranno più tranquille, e si ricompra una parte del debito. Che peraltro non è neanche così, diciamo, forte, no? Per cui è un'operazione... Il 20% del PIL. Sì. Questa è una cosa che fa arrabbiare molti stati. Perché il Giappone c'ha il 260% del PIL e non va in difficoltà e ha un rating elevato, e la Russia, ma anche stati, ma anche l'Argentina non ha, potrebbe essere 60-70% del PIL, vado giusto, ma anche il Brasile, non hanno debiti mostruosi, neanche paragonabili a quelli dell'Italia. Ecco, un po' di gente, ma anche economisti di quelle nazioni, continuano a chiedersi perché noi andiamo in default anche con un debito rispetto al PIL basso, e invece certe nazioni dell'Occidente, del G7 e del G8, no. Ecco, anche questo potrebbe essere un terreno di conflitti per i prossimi anni, perché effettivamente ci sono cose che gridano vendetta nei confronti dei rating di molte nazioni e del fatto dello stato di default di nazioni che hanno debiti, che sono comunque assolutamente rispetto al PIL bassi e quindi onorabili, e invece vengono considerate non onorabili. Anche qui ci saranno molti movimenti, sempre con la Cina in capo a tutti, su questa cosa, ne sono convinto. A proposito, Pasquale fa una domanda, secondo me, anche interessante, quantomeno calzante. Lui dice: ma a chi vendono
tutto il gas e il petrolio, evidentemente se ci fosse questa interruzione da parte dell'Europa. Alla Cina chiede veramente la Russia si mette sotto il ricatto cinese d'ora in poi? Prima che tu risponda, Eugenio, guardate anche da casa questo grafico. L'ho preso dal Financial Times dell'edizione di ieri, fonte Refinitiv. L'aumento dell'export cinese alla Russia rispetto al 2000 fino al 2021. C'è stato un periodo in cui esportava di più, ma questo è l'aumento smodato dell'export cinese in Russia. Alla domanda di Pasquale come rispondiamo, Eugenio? La domanda è, la risposta è che purtroppo nel breve periodo è quello che sta avvenendo, e una delle discussioni che in Europa si fanno, perché ovviamente non sono degli stupidi, no, i vari governanti europei, quindi in questo momento stanno parlando anche di questo. È importante che noi ci occupiamo soprattutto del breve, che è l'Ucraina, sì, e la Russia, o pensiamo anche al fatto che se poi mandiamo la Russia verso la Cina, poi la prossima volta dobbiamo combattere contro la Cina con l'alleato russo? Mi sembra una buona risposta, insomma, condivisibile. Ecco, quindi detto in maniera brutale, sì, è sacrificabile l'Ucraina? Lo dico proprio in maniera brutale. È sacrificabile l'Ucraina per non avere un futuro ancora peggio con la Cina? Perché la Cina ha dichiarato il Taiwan è Cina, quindi inizierà con Taiwan, e non ci sono dubbi, l'ha detto, l'ha ridetto, lo fa. E gli Stati Uniti hanno le basi a Taiwan, non mi ricordo se fa parte della NATO Taiwan, scusami, però le basi americane ci sono, sì, a Taiwan. Sì. E quindi sarà molto peggio se sarà alleata anche la Russia quando la Cina andrà a prendersi Taiwan. Questi sono grossi problemi, però certo, la Russia sempre di più sta andando in direzione della Cina. Fortunatamente Putin non è immortale, mettiamola così, non vivrà fino a 200 anni, anche se sembra un po' come Berlusconi, sembra che non invecchi mai, ecco. Beh, che questo poi porterebbe, no, ne abbiamo forse anche già parlato assieme, Eugenio, ma insomma quel processo che sembra, non so se irreversibile, ma che sembra chiaro, e cioè che l'ago della bilancia economica sul fronte globale dall'America, che si sta spostando sempre di più verso, insomma, verso la parte asiatica, se la Cina riesce a in qualche modo domare la Russia e quantomeno farla entrare nel suo sotto la sua protezione, poiché chiamiamola così, protezione economica e non soltanto. Ad aggiungere benzina sul fuoco, aggiungo una notizia di oggi pubblicata dai media americani: la Corea del Nord ha probabilmente testato un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale. È la denuncia che arriva dal Giappone. È il primo lancio sospetto, perché poi dalla Corea del Nord non puoi mai sapere nulla, di un missile di questo tipo da novembre 2017. Guarda caso, che fanno? Lo sperimentano proprio adesso. Chi lo sa? Quando fanno questo, quando lancia il missile, vuol dire che hanno problemi interni, soprattutto a livello di cibo. Quindi vuol dire ho bisogno di soldi, ho bisogno di derrate alimentari. Perché è una situazione drammatica in Corea del Nord, per quel poco che si riesce a sapere, è drammatica. Visto che oggi vogliamo alto, sì, vorrei anche fare un confronto con quello che accade con Nixon. Allora la guerra fredda era con la Russia, e si cercava di fare in modo che non si alleasse con la Cina, perché diventava un problema affrontare la Russia, parliamo degli anni, primi anni 70. E cosa fece Nixon? Nixon, anticomunista viscerale, faceva parte dei maccartisti, cioè lui proprio i comunisti, già dicevi co, e lui si infervorava, comunque è andato a fare l'accordo con la Cina, e lo fece in funzione antirussa, perché adesso è esattamente l'opposto, la Russia di allora è la Cina di adesso, e la Russia di adesso è la Cina di allora in termini di forze. Forse questo precedente non è in grado, magari non sarà quello prossimo, ma è importante depotenziare l'accordo Russia-Cina. E Nixon lo fece perché era fondamentale, poi veniva anche dalla questione del Vietnam e così via, situazione molto difficile, parliamo dei primi anni 70, sì, e lo fece. E quindi anche l'America deve considerare questo. E secondo me oggi se ne parlerà di questo, cioè non si può tenere Russia e Cina uniti, non è possibile, sarà peggio, molto peggio, ma molto peggio, altro che Ucraina, per dopo, per tutti. Intanto ti do quest'altra notizia, e cioè una l'abbiamo commentata anche se quando la lucina
fuori dal nostro studio era off, quindi in pubblicità, e cioè che è stata, diciamo, affondata una nave russa da Londra. Peraltro sono partiti altri 6.000 missili per Kiev, non è che gliel'hanno lanciati, ma insomma sono stati forniti all'Ucraina 6.000 missili da Londra. Distrutta nave russa nel porto di Berdyansk, missili dal Mar Nero. Ma arriva Anonymous, che abbiamo parlato proprio poco fa della Banca Centrale Russa. Anonymous avrebbe hackerato il sistema della Banca Centrale Russa. Non sappiamo quali sono gli esiti, ma sostanzialmente è andata così, è stato annunciato, e probabilmente non se la stanno passando benissimo dal punto di vista tecnico insomma lì alla Banca Centrale Russa. Zelensky al Parlamento svedese: ci meritiamo di essere membri del UE. In collegamento al Parlamento svedese, se li sta un po' facendo tutti, Zelensky, dopo anche l'Italia. Berlino sta sospendendo temporaneamente l'uscita dal carbone, e beh, insomma, anche qui che cosa si può fare? Esatto, una cosa che abbiamo aperto anche noi come situazione, quindi è una notizia, ma in fondo non è una notizia. Ti chiedo, infine, Eugenio, abbiamo, guarda, 2 minuti, siccome è uscito il bollettino della Banca Centrale Europea, che ribadisce come l'inflazione dovrà essere rivista significativamente al rialzo con la guerra, questo è uno dei tanti passaggi del bollettino, un commento, insomma, considerazione anche del fatto che ieri ha parlato nuovamente Christine Lagarde, che dici? Allora, Lagarde parla praticamente un giorno sì e uno pure, sì. Continuamente, anche quelli del board della BCE. Tra le varie cose che ha detto una bellissima, una chiara sciocchezza, Lo leggo tra virgolettato. Quando si vedono i volumi di rubli in stable coin, virgola, in cripto, virgola, al momento il livello più alto che abbiamo visto dal 2001, dal 2021. E allora dice, va avanti e dice che a questo punto se la prende col mondo cripto, perché ci sono queste transazioni. Allora, la signora Lagarde, vi spiegherei che lo stable coin non è una criptovaluta, è un'altra cosa. È una cosa un po' diversa. Le criptovalute sono il Bitcoin, Ethereum, quelli che hanno una loro blockchain, e quindi se la sta prendendo con il movimento sbagliato, non con le criptovalute. Basta semplicemente, come già ha fatto Coinbase ha già bloccato tutti i conti che vengono dalla Russia. Sì. Basta fare un decreto governativo, tutte le nazioni, tutti gli exchange che hanno dei conti russi vengono bloccati. C'è bisogno di prendersela con le criptovalute? Io veramente rimango basito. Perché l'ho letta tra virgolette, quindi lo prendo per buono, dalla pochezza di approfondimento sul tema, perché ce li ha i consulenti la Lagarde per capire un po' meglio la questione. Sembra quindi quasi dire piove governo ladro. Sì, ma se la prende con quello sbagliato, potrebbero assolutamente limitare. Poi lo stable coin e rublo, ma sono limitati i movimenti che possono fare di stable coin e rublo. Sono assolutamente limitati. E poi lo stable coin e rublo segue il valore del rublo, quindi si svaluta. Se si svaluta il rublo, si svaluta lo stable coin e rublo. Se si rivaluta, si svaluta. E a questo punto a un russo non gli conviene fare le transazioni a rublo, conviene farle in criptovalute più stabili. Però a quel punto io, soprattutto se passo da un exchange, lo posso beccare e lo posso bloccare. Quindi, cara Lagarde, vai a studiare un po' meglio la questione. Caro Eugenio, sempre grazie per il tuo contributo. Seguite investimentivincenti.it. Buona giornata e alla prossima. Buona giornata, Giacomo, e a tutti. Buona giornata.